Non si muore finché si è presenti nel cuore di chi ama. Non si muore soprattutto quando chi è andato via troppo presto è una dodicenne che appena 7 mesi fa è venuta a mancare improvvisamente a causa di una grave forma di leucemia. La sua morte sconvolse l'intera comunità vibonese che adesso ne vuole mantenere vivo il ricordo. L'emozione fu tantissima perché Gabriella Fusca se ne andò in appena 3 giorni lasciando la città attonita per una tragedia che ha segnato profondamente l'animo dei vibonesi. E sono in tanti che ne coltivano il ricordo, un ricordo che coniuga la malinconia con la fattività, coincidendo con iniziative che nel nome di Gabriella si contraddistinguono in maniera propositiva e solidale. Così è stato in questi giorni che coincidevano con il primo compleanno di Gabriella festeggiato senza la sua presenza fisica, ma insieme a lei e per lei, celebrato con idee e progetti che lasciano il segno. È stato così per l'incontro organizzato nell'auditorium dello Spirito Santo, dove su iniziativa della Rotary Club si è suggellata una raccolta fondi in favore dell'associazione Peter Pan, fondata a Roma nel 1994, inizialmente rivolta all'assistenza presso il reparto di oncologia dell'ospedale Bambin Gesù, sia in termini di intrattenimento ludico dei bambini che di supporto morale e pratico alle famiglie. L'associazione si è attrezzata come centro di servizi, avendo realizzato strutture di accoglienza per le famiglie non residenti a Roma che vengono per curare i propri figli negli ospedali Bambin Gesù e Policlinico Umberto I. È stata una serata all'insegna dell'arte con l'esibizione della compagnia di teatro popolare per poi passare nell'atrio di Palazzo Gagliardi con il concerto di 2 chitarristi allievi del Conservatorio Torre Franca, Enrico Damiano Vallone e Daniel Dramisino, che è culminato con il momento più significativo allorquando la presidente del Rotary Club Sonia Lampasi con a fianco i genitori di Gabriella, Stefania Orsida e Gabriele Fusca, presente il sindaco Elio Costa, ha consegnato alla direttore generale della Peter Pan Giampaolo Montini il segno concreto della solidarietà dei vibonesi nel ricordo della piccola Gabriella, un assegno di 7.000 euro che vuole essere soltanto l'inizio di un'attività di collaborazione, considerato che, seguendo quanto accade a livello nazionale, si è già stabilito un protocollo di collaborazione fattiva con la sezione vibonese dell'Unione Nazionale Consumatori, presieduta da Giusy Fanelli. Qualche giorno prima, a ricordare Gabriella Fusca era stata la sua scuola con un'altra significativa iniziativa, l'istituzione presso la scuola media Garibaldi di un corso coreutico ricordando la sua passione per la danza, realizzato attraverso il contributo tecnico-scientifico della Veipocam diretta da Enrica Candela e della ballerina della Bolshoi di Mosca, Svetlana Kozlova, grazie al sostegno dell'Ordine Provinciale dei Commercialisti. Anche in questo caso una cerimonia partecipata e commovente, caratteristica di una proposta fattiva pensata per ragazzi.